Gentili ascoltatori e appassionati di calcio, buonasera da Gio Delfino e Massimo Zennaro che vi parlano dallo stadio Bentegodi di Verona, quasi tutto pronto per l'inizio di questo primo anticipo della penultima giornata di campionato di Serie A, la 37esima, Chievo contro Roma, poi stasera si giocherà alle 20.45 Napoli e Fiorentina e mancheranno dopo queste due partite soltanto 90 minuti allo sprint per il secondo posto tra la Roma e il Napoli, con un piccolissimo, quasi nullo pensierino lì davanti alla Juventus che domani può conquistare alle ore 15 battendo il Crotone l'aritmetica certezza del sesto scudetto consecutivo. Buonasera, dicevamo, a Massimo Zennaro. Chiaro che Roma e Napoli, insomma, alla Juventus non pensano, ma pensano allo sprint tra loro, che vale molto perché eviterebbe non solo i preliminari della Champions League che 8 volte su 10 negli ultimi 10 anni hanno castigato le squadre italiane che sono poi uscite dai preliminari senza poter partecipare alla fase finale a gironi, quindi è una statistica che bisogna assolutamente, di cui bisogna assolutamente tener conto, perché l'80% delle volte negli ultimi 10 anni, ripetiamo, chi è arrivato terzo poi non è riuscito a passare alla fase finale di Champions League. Sono anche soldi, 30-40 milioni di euro. C'è una bellissima immagine alla nostra sinistra, a destra c'è la Roma schierata normalmente in maglia bianca con i fotografi che stanno facendo le foto di rito, a sinistra tutto il Chievo schierato con le famiglie, tutti i giocatori del Chievo compresi i panchinari con le famiglie, ed è un colpo d'occhio bellissimo, sembra una festa al parco più che una partita di calcio. Davvero, ed ha anche però un po' il senso di questa partita, c'è certo. Una squadra che arriva per prendersi i tre punti, l'altra volente o nolente, diciamo, il campionato vero del Chievo è finito un po' di settimane fa. Il colpo di testa da parte di Strootman, Dzeko apre il gioco a destra per Salah, ottimo il gioco di sponda da parte del bosniaco, Salah prova l'accelerazione, Strootman, ancora Salah, grandissima parata di Sorrentino che nega il gol del vantaggio alla Roma dopo una bella azione manovrata tutta di prima per la squadra giallorossa. Infatti si vanno a dare il 5 tutti i giocatori interpreti di questa manovra, è stato molto bravo anche Strootman nell'ultimo passaggio all'indietro, quasi a memoria, è arrivato Salah da dietro dal limite dell'area di rigore, tiro a girare con il sinistro indirizzato sul palo più lontano, il pallone stava per infilarsi nell'angolino basso ma il tuffo spettacolare di Sorrentino che ha toccato proprio con la punta delle dita il pallone mandandolo in calcio d'angolo. Attenzione al Chievo in area di rigore, la conclusione, il gol clamoroso, il Chievo passa in vantaggio in un'azione improvvisa ed è stato proprio Castro, ha segnato il gol del vantaggio per il Chievo al 14° minuto da un'azione improvvisa, un cross dal vertice dell'area di rigore, il pallone vagava in area, sembrava che i giocatori della Roma potessero spazzarlo senza problemi, invece c'è stata questa conclusione improvvisa al volo da parte di Castro che segna così il quinto gol stagionale e dunque il Chievo si porta in vantaggio, possiamo dire tranquillamente a sorpresa, perché fino a questo momento la Roma stava gestendo la partita senza problemi, ricordava Zennaro possesso palla altissimo, quello dei giallorossi secondo me vicino all'80%, e poi all'improvviso distrazione della difesa giallorossa e sì. Castro castiga la Roma con un destro al volo sul quale nulla può fare Pescesi, una palla morta in area di rigore gli è rimbalzata davanti, ha visto che nessuno andava davanti a lui e quindi ha avuto la freddezza di calciare al volo con il destro. Stiamo adesso rivedendo il replay, diciamo che Manolas ha sbagliato il contrasto con Inglese, c'è stato un cross in mezzo, sono andati contro il pallone Inglese e Manolas non lo ha colpito bene, pallone che si è alzato a campanile e è atterrato nel cuore dell'area di rigore dove al volo Castro indisturbato con il destro ha battuto Szczęsny. Dunque a sorpresa allo stadio Bentegodi di Verona, un gol che sicuramente farà esultare i tifosi del Napoli e un po' anche quelli della Juventus. Il Chievo si porta in vantaggio 1-0 sulla Roma, attacca ancora il Chievo, attenzione Inglese, vertice l'area di rigore, uno contro uno con Manolas, lo salta, torna indietro, scarica verso la conclusione che termina di poco al lato, Birsa è stato il giocatore ad andare al tiro sfiorando il palo alla sinistra della porta difesa da Szczęsny. Chievo vicino al raddoppio con il velenosissimo diagonale di Birsa che è schizzato sul prato, sull'erba ancora leggermente bagnata dello stadio di Verona, del campo di Verona, ed è terminata di poco al lato alla sinistra della porta difesa da Szczęsny che per poco non è stato battuto per la seconda volta in pochi minuti. Attenzione il Shaarawy, esce il portiere, porta vuota, la conclusione, rete,
Pareggio della Roma, un'uscita di Sorrentino a vuoto, c'è stato un lancio in avanti per Dzeko che era in posizione di fuorigioco, si è fermato Dzeko, si è disinteressato del pallone, ma la sua posizione ha ingannato alcuni difensori del Chievo, che è stato pensando, molto bravo Dzeko, sì, che pensando ormai che il pallone finisse proprio sui piedi di Dzeko, si sono fermati quasi convinti che l'arbitro stesse per fischiare fuorigioco, invece Dzeko ha lasciato passare il pallone, ha allargato quasi le gambe e da dietro è arrivato il Sharawi, che invece era in posizione regolare, ha atteso l'uscita del portiere, o meglio se l'è ritrovato davanti, perché Sorrentino è uscito quasi a valanga, quello secondo me è sbagliato. Tu dici che sì, perché fare non c'era troppo spazio ormai tra la difesa e il, questo è vero, però il pallone adesso è uscito molto, cioè è uscito fuori dall'area di rigore ed era strana, nettamente diciamo in ritardo. Così. Sì, c'è stato un po' di confusione, possiamo dire. Un po' di confusione perché era un passaggio in avanti, però adesso effettivamente rivedendolo non poteva fare diversamente Sorrentino. Doveva per forza tentare uscire di chiudere. E Sharawi pensavo fosse più vicino ai due difensori, ma era proprio andato, era partito. Sì, era... è stato bravo Dzeko, che tornando indietro ha confuso la difesa, che pensava ci fosse una posizione di fuori gioco, lui invece è stato fermo e si è inserito dietro alle sue spalle il Sharawi, che poi col pallone tra i piedi, cioè, è abbastanza semplice per un giocatore come il Sharawi saltare il portiere che era ormai al limite dell'area e mettere dentro con il destro, mi è sembrato. E per il Sharawi sì, perché con il destro. Per il Sharawi si tratta del settimo gol in campionato. Attenzione, Chievo, rete! Cross in mezzo all'improvviso e colpo di testa vincente. Erano in 4 contro 1 in area di rigore. Clamorosa disattenzione della Roma. Cross da sinistra, colpo di testa vincente di inglese con il pallone che termina in rete per il 2-1 del Chievo al 37esimo, dunque torna a condurre la squadra di Maran. Improvviso cross da sinistra, forse di Gobbi, e pallone nel cuore dell'area di rigore, dove la Roma letteralmente addormentata aveva soltanto 2 uomini contro 4 del Chievo. Se non c'era inglese, se non ci fosse arrivato inglese, ce n'erano altri 2 vicino a lui. Sì, è un'azione tipica questa del Chievo, che si butta su questi palloni con grande superiorità numerica. Poi però è difficile trovare una difesa con solo i 2 difensori dentro l'area piccola, bisogna dirlo. Per cui sì, anche questa una disattenzione grave, direi, della difesa. Eh sì, decisamente grave questa disattenzione della difesa della Roma. Stiamo rivedendo adesso nel momento del cross cos'è accaduto. È accaduto semplicemente che Manolas e Fazio sono andati a marcare chi non c'era, cioè sono andati a marcare nessuno, sono andati verso il pallone ma dalla parte opposta rispetto a dove stava arrivando, quasi muovendosi a memoria, no? Hanno seguito un giocatore che poi in realtà si è fermato, mentre le loro spalle erano in 2, inglese e un altro compagno di squadra, Radovanovic, mi sembrava. Radovanovic, c'erano entrambi solissimi, quindi se non l'avesse presa inglese l'avrebbe presa Radovanovic, che era sì dietro a lui, in 2 contro nessuno. Hanno colpito il pallone con molta semplicità di testa, inglese ha mandato il pallone in rete, dunque Chievo 2 Roma 1. Chievo in vantaggio, ma la Roma attacca, il colpo di testa di Salah, la parata di Sorrentino a botta sicura, il colpo di testa di Salah che era smarcato sul secondo palo dopo un assist di Dzeko. Salah ci prova adesso con il pallone sul sinistro, prova la conclusione, rete, arriva il gol del 2-2. Secondo me c'è stata una deviazione forse decisiva, ma comunque ovviamente il gol è attribuibile a Salah, che si è fatto perdonare l'errore di prima segnando il gol del pareggio al 42esimo minuto, dunque a 3 minuti dal riposo, situazione di parità 2-2 tra Chievo e Roma. Però che partita, 4 gol questo primo tempo. Pallone alzato a campanile per quanto riguarda la squadra giallorossa con Salah in possesso palla. Strootman dentro per El Shaarawy, aggancia il pallone, rete, raddoppio di El Shaarawy, nel senso che per lui è doppietta. Chiedono il fuorigioco quelli del Chievo, l'arbitro sta parlando con l'assistenza di linea, il quale a sua volta sta parlando con l'assistente di porta, ma sembra tutto regolare e dunque El Shaarawy porta la Roma in vantaggio 3-2 per la squadra giallorossa, doppietta per il Faraone che sale così a quota 8 e dopo il gol segnato alla Juventus, adesso 2 gol pesantissimi contro il Chievo in una partita in cui la Roma era andata 2 volte sotto e per la prima volta al 13esimo del secondo tempo la Roma è in vantaggio. De Rossi, avanza De Rossi, si ferma, appoggia sulla destra per Rudiger che controlla il pallone, va al cross in area di rigore, il colpo di testa di Dzeko e la parata quasi
occasionale da parte di Sorrentino, che si è ritrovato il pallone all'improvviso su questa deviazione di Dzeko su cross di Rudiger. Attenzione al Chievo in area di rigore, blocca il pallone Szczęsny, non ci ha creduto qui Cacciatore, probabilmente l'uomo sbagliato nel punto giusto. Sì, sicuramente, perché è andato di petto. Palla crossata da sinistra, ha attraversato tutto lo specchio della porta, è arrivato Cacciatore che era solo, ma il pallone praticamente gli è rimbalzato all'altezza della pancia ed è schizzato tra le braccia del portiere Szczęsny. Attenzione Dzeko, servito da Nainggolan, che probabilmente sta facendo da trequartista dietro i due attaccanti. Palla dentro, è la deviazione di Sorrentino sul tiro di Dzeko, per poco non arriva, non ci ha creduto Salah, è arrivato con un attimo di ritardo sulla deviazione di Sorrentino con il pallone che stava vagando lì nei pressi della linea e poi è finito in calcio d'angolo. Insiste la Roma con De Rossi, lo scambio con Paredes, largo a sinistra c'è Emerson, ma è De Rossi che torna in possesso di palla, servizio per Dzeko, dentro per Salah, limite dell'area di rigore, la conclusione, rete! 4-2 per la Roma, doppietta di Salah e doppietta di El Shaarawy. Ha avuto ragione Spalletti a tenerlo in campo. Applausi del pubblico, si alzano anche i tifosi del Chievo per applaudire questa azione della Roma, che effettivamente è stata molto bella, tutta di prima, e la conclusione di Salah dal limite dell'area di rigore, che finalmente indovina il tiro come aveva fatto nel primo tempo. In mezzo le aveva sbagliate tutte, ma adesso trova il gol vincente che può davvero mettere la parola fine a questa partita, perché adesso la Roma conduce con due gol di vantaggio. 4-2 il punteggio e siamo a 14 dal 90esimo. È un altro assist di Dzeko, davvero, sì. Davvero sta giocando una gran partita pur non segnando, però ha messo Salah solo davanti al portiere. Salah questa volta è stato molto bravo, ha trovato l'angolino basso, non si è neanche mosso. Sorrentino, Roma che sta facendo vedere sprazzi di bel gioco proprio, perché la partita è bella e la Roma quando accelera è davvero una squadra che fa girare bene il pallone, l'addormenta in certe fasi e poi improvvisamente accelera e il Chievo va in difficoltà. Tra l'altro questa potrebbe essere l'ottava vittoria consecutiva in trasferta della Roma. Attenzione al Chievo con Inglese che va alla conclusione, c'è la deviazione di Fazio con il pallone che improvvisamente si alza a campanile, parte il calcio d'angolo, pallone nel mucchio, colpo di testa e finisce fuori di pochissimo, il colpo di testa di Cesar che si mette le mani tra i capelli e pallone finito fuori, era smarcatissimo nel cuore dell'area di rigore. Anche questa era una buona chance. Sì, ma non è un bel segnale per la difesa. Attenzione a Dzeko che va alla conclusione. Il gol grandissimo dal limite dell'area di rigore. Esulta molto Dzeko perché non è un gol importante ai fini dell'equilibrio della partita, ma un gol importante per lui perché è il 28esimo in questo campionato. Dobbiamo dire meritato, perché ha lavorato tantissimo per gli altri ed è arrivato il giusto premio anche per lui. 5-2 per la Roma. Non so al se hai 38esimo visto che gli ha dato quella Dzeko. Palla ancora Nainggolan. Nainggolan. Quindi assist di Nainggolan, perché gliel'ha messa veramente bene. È stato molto bravo Dzeko a controllare, però. Il pubblico chiama Totti, Stanno chiamando Totti. Sì, nulla di strano, diciamo. Vogliono l'ingresso in campo di Totti. Senti un po'. Sì. Sono quelli del Chievo questi. Poi ci sono adesso quelli della Roma che cominciano a gridare, c'è solo un capitano. Senti ancora il pubblico. Vogliono tutti Totti. È il momento di Francesco Totti, che si è alzato dalla panchina in questo momento e sta per entrare sul terreno di gioco, e questo è il saluto del pubblico di Verona, del pubblico del Chievo. Esce Dzeko e al suo posto entra Francesco Totti. Non cambia nulla dal punto di vista tattico, nel senso che esce un attaccante ed entra un altro attaccante. Sentiamo il tributo del pubblico di Verona, del pubblico del Chievo al capitano della Roma, che probabilmente, molto molto probabilmente, finirà quest'anno la sua lunga carriera con la Roma. Ecco l'applauso del pubblico. Tutti in piedi per l'ingresso in campo di Francesco Totti, il calcio d'angolo per il Chievo, attenzione, il pallone in rete, il Chievo segna il 5-3, grande disattenzione da parte della difesa della formazione giallorossa, perché il pallone è passato da una parte all'altra, guarda Szczęsny, ha preso una bottiglietta d'acqua e l'ha scaraventata con violenza e con forza verso i tabelloni pubblicitari. Dunque il Chievo segna il terzo gol e c'è un cambio adesso nelle file del Chievo con l'ingresso in campo di Vignato. 2000, classe 2000, pensa un po'. Per Inglese, che mi sembra l'autore del... Ha segnato Inglese? Mi sembrava, erano in due sul pallone a dire la verità, sarà l'ultimo tocco di Inglese.
potrebbe essere stato lui, sì, effettivamente il giocatore a segnare il, erano andati in tre su questo pallone, comunque sì, inglese, sì, inglese, doppietta per lui, ma ennesima disattenzione della difesa giallorossa con questo calcio d'angolo. Il pallone è passato, ha attraversato tutto lo specchio della porta, nessuno l'ha preso e il pallone è terminato in rete proprio mentre entrava Totti. Gli applausi del pubblico, il che probabilmente si sono distratti. Finisce qui partita senza storie nel secondo tempo. Adesso c'è stato il giocatore del Chievo, De Paoli, che è andato a chiedere la maglia a Totti, lo sta inseguendo, gliela sta chiedendo, gliela ha chiesta già tre volte. Totti è indeciso da farsi, si avvicina anche Gobbi la vuole, c'è la processione per avere la maglietta di Francesco Totti, che ha giocato gli ultimi 8 minuti, compresi 3 di recupero di questa partita, che finisce così con la vittoria della Roma per 5-3 nei confronti del Chievo. Primo tempo equilibrato, Chievo due volte in vantaggio con Castro e con Inglese, due volte raggiunto dalla Roma con il momentaneo 1-1 realizzato da El Shaarawy, poi il 2-2 realizzato da Salah, complice anche una deviazione, poi nel secondo tempo la Roma ha dilagato sì, segnando 3 gol in sequenza, alla fine doppiette per El Shaarawy, doppietta per Salah, il 5-2 di Dzeko prima del 5-3 definitivo per quanto riguarda il punteggio di questa partita realizzato da Inglese, che ha segnato così anche lui una doppietta. È davvero tutto dallo stadio Bentegodi di Verona, ringrazio Massimo Zennaro qui vicino a me. Grazie Massimo. Grazie a voi e buona serata. Buona serata, tra poco Napoli-Fiorentina, restate collegati sulle frequenze di Radio 1. Da Giulia Fino, l'augurio di un buon sabato sera.